L'esperienza nella materia ha un ruolo molto importante sulla via del risveglio, ma dobbiamo comprendere che cos'è la materia. La materia non è sostanza oggettiva. Il Buddha diceva tutto è impermanente. Nella tradizione dello yoga sciamanico noi diciamo tutto è come luce di lampo, appare e svanisce, non permane. Eraclito diceva che un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume e l'attimo dopo il fiume è già sparito. Tutto in natura è impermanente perché tutto nella natura è il sacro un facere, è il darsi, l'offrirsi. Tutte le immagini, le forme in natura amano svanire e incessantemente svaniscono. La natura è l'espressione del sacro, che è il darsi e che si manifesta come bellezza. E infatti, che cosa può esserci di più bello del sacro? La natura è bellezza perché è amore, è la capacità di darsi. E la materia esprime questa capacità, perché l'esperienza nella materia è l'esperienza del darsi. La materia ama svanire, si dà. E quindi essere incarnati significa compiere l'esperienza della bellezza, del sacro e dell'amore. Comprendere questo, quando si comprende questo, allora si comprende a che cosa veramente serve il corpo e si è sicuramente incamminati verso il risveglio e la liberazione finale.